Sta per iniziare un nuovo viaggio a bordo del nostro van. Stavolta percorreremo l'Italia da nord a sud, fino a raggiungere la punta più estrema della Puglia. Visiteremo tantissime regioni e lo faremo sempre a bordo del nostro van. Di recente abbiamo portato delle modifiche sostanziali a Vaniglia e non vediamo l'ora di testarle. La prima tappa del nostro viaggio sarà in Emilia-Romagna, a Longiano. Benvenuti a questo nuovo video, siamo in partenza per un nuovo viaggio, come avrete capito dal titolo e dall'immagine. E lo cominciamo così, vi faccio vedere, con la pioggia. Ma tanto a noi non ce ne frega più niente, perché abbiamo il nostro cappellone di un vaniglia che non ha più la tela, ha il tetto alto e quindi siamo al riparo. Questo è un grande upgrade, non dover più temere il brutto tempo, il vento, l'acqua. Siamo veramente molto più tranquilli e rilassati. Mamma mia, quanta pioggia che sta facendo in questa primavera. Noi speriamo di andare a trovare un clima un pochino più gradevole e meno umido. Non so come abbia fatto da voi, però in Valtellina, dove abitiamo noi, è stato veramente freddo e brutto, ha piovuto praticamente tutti i giorni e quindi anche oggi non si smentisce. Se avete visto i video precedenti sapete che siamo diretti verso la Puglia, ma faremo delle tappe intermedie. Non abbiamo ancora deciso di preciso dove. Anche perché lavoreremo, non è che è proprio una vacanza. Esattamente, era uno degli argomenti di cui vi volevo parlare. Quello che avete visto finora erano delle vere e proprie vacanze, quindi un tempo limitato in cui noi ci prendevamo dei giorni per viaggiare. Questo viaggio sarà diverso perché mentre ci sposteremo, visiteremo i vari posti, lavoreremo anche. Saremo su Vaniglia, vivremo sul nostro van e lavoreremo con i nostri computer, perché siamo tutti e due lavoratori autonomi e abbiamo bisogno solo di una connessione internet e di un portatile per svolgere le nostre mansioni. Ed è per quello che abbiamo installato Starlink. Proprio per questo motivo ci siamo dati così tanto da fare per montare Starlink, perché quando siamo stati in Sicilia ci siamo accorti che trovare una connessione stabile e buona, soprattutto nelle zone che piace visitare a noi, che sono quelle un po' più remote, non è sempre facile. A volte abbiamo dovuto cercare il parcheggio migliore, la posizione migliore per avere una connessione decente. In questo modo invece, grazie a Starlink, potremo essere dovunque, basterà non avere degli ostacoli sopra il tetto di Vaniglia e potremo avere il nostro lavoro a portata di mano senza nessun problema. E se avremo degli alberi abbiamo comunque una doppia connessione, perché abbiamo anche una SIM che funziona in tutta Europa, quindi in quel caso abbiamo un doppio sistema. Triplo se consideriamo anche il cellulare, sì, che male che vada può fare hotspot. Quindi siamo coperti. Ne abbiamo già anticipato un bel po' di cose durante il corso del viaggio, poi ci saranno occasioni per riparlarne, vi faremo vedere effettivamente come funziona, com'è un po' la vita da nomadi digitali, come funziona meglio Starlink, ne parleremo ancora. Ah, e per gli amanti dei lavori, in realtà non abbiamo finito tutto quello che volevamo fare, quindi alcune cose le faremo strada facendo o magari quando saremo tornati un attimino per qualche settimana più stabili, ma vi anticipo già che ci saranno altre novità e altri piccoli cambiamenti. A scanso di equivoci, diciamolo una cosa, visto che capita a tutti gli youtuber di ricevere questo commento, come è capitato anche a noi, ma voi lavorate? Oppure ma perché non andate a lavorare? Ok, lavoriamo, quindi state pure tranquilli, abbiamo due lavori a tempo pieno, adesso siamo professionisti, siamo autonomi, prima giusto io da 20 anni.
Sì, lui lo fa da 20 anni, io da qualche mese, prima ero dipendente, però state pure tranquilli che lavoriamo. Non siamo figli di papà o le classiche cose che si dicono su YouTube. Ma per iniziare la grande viaggio, ci fermiamo in una pasticceria a prendere i pasticcini. Ma che bel clima, proprio estivo, non molla Non ha più smesso, praticamente ormai siamo in viaggio da quasi 3 ore e mezza circa e no, non ha più smesso di piovere, vediamo. Ciao Lombardia! Siamo entrati in Emilia Romagna, wow, provincia di Reggio Emilia. Direi che tra mezz'oretta siamo arrivati a destinazione. Siamo usciti dall'autostrada, adesso andiamo in direzione di Cesena e la oltrepassiamo. Questo è Longiano, siamo entrati nel comune. Come vedete, per fortuna non piove, ma a noi mancano ancora 4 km e mezzo per arrivare a destinazione. Abbiamo impostato un piccolo parcheggio che è anche area sosta camper, cioè dovrebbe esserci una fontanella e uno scarico. Ci sembrava un ottimo modo per essere vicini all'autostrada, non dover fare troppe ore di viaggio dalla Valtellina. Che bella salita, come gli mancavano, madonna che ripida, come gli mancava una maniglia queste salite, ma non ce la fa quasi neanche in seconda. Siamo arrivati, c'è già qua parcheggiato qualcuno. Bene ragazzi, siamo arrivati a Longiano. Lì sopra vedete già il castello malatestiano, lì c'è Vaniglia, noi ci siamo parcheggiati e questo è il parcheggio di cui vi parlavo. Un ampio parcheggio con le righe bianche, quindi completamente gratuito. Là in fondo, oltre quegli altri due camper, c'è uno spazio dove svuotare le acque grigie o fare carico da una fontanella. Ma guardate che meraviglioso questo scorcio sulle casette e sul castello. Veramente bellissimo. Andiamo a vedere anche com'è l'area di scarico con la fontanella, se funziona. Adesso per noi è il momento di rilassarsi un po', perché dopo tutte queste ore di guida siamo un po' stanchi. Quindi torniamo sul nostro Vaniglia e non dobbiamo neanche alzare il tetto perché è già alto. E vi dirò di più, c'è un po' di vento, ma noi non ce ne preoccupiamo più. Abbiamo anche visto una sorta di tramonto sulle colline, bellissimo, non potevamo chiedere di meglio. Arriva anche Dani, mangiamo e dopo. Ci vediamo domani, ciao! Ciao! Buongiorno ragazzi, bentornati, ben svegliati, non lo so cosa dire, però come abbiamo dormito bene nel nostro tetto alto. Abbiamo sfruttato l'oblò perché sapete che faceva un po' caldino e quindi allora l'abbiamo aperto e con quello siamo stati benissimo. E ci voleva, questo tetto alto ci piace un sacco, l'abbiamo per caso già detto. Parcheggio approvato.
abbastanza silenzioso, nel senso di notte super tranquillo, poi dalle 7 è iniziato ad esserci un po' di via vai di macchine, è passato un trattore, qualche voce, però vabbè, è normale, siamo comunque in un paese. Il sole è arrivato ma è ancora filtrato dagli alberi, quindi non stiamo ancora producendo niente. Qui abbiamo già anche acceso Starlink dal nostro fantastico pannellino touch, abbiamo un relè ed è super facile attivare l'antenna. Credo di non averlo mai spiegato, però questo piccolo alimentatore ha la possibilità di accendere e spegnere tramite un contatto remoto, quindi non è che facciamo passare dal relè tutta la corrente, ma semplicemente quella del contatto, quindi bastava comunque questo relè da 10 A, era sufficiente per gestire anche tutta la corrente, ma in questo caso ho fatto passare solo il contatto. E stamattina siamo super golosi, due pesche e i pasticcini, ne mancano alcuni che li abbiamo già mangiati ieri sera. Ieri appena siamo arrivati abbiamo creato la nostra poltroncina ed è veramente una bella comodità. Per iniziare questa mattina, un po' nerd, volevo far vedere i consumi più o meno che ha Starlink. Noi consumiamo circa sui 50 watt, dobbiamo detrarre tutti i consumi che abbiamo di base, sono circa 13 watt. In questo caso stiamo consumando 42 adesso, prima 50. Da questo si può capire che Starlink, nella configurazione in cui l'abbiamo installato noi, quindi levando il suo router, levando il motore, togliendo l'alimentazione a 230 e alimentandolo a 24 volt o a 12, perché questo alimentatore fa le due cose, Starlink ha un consumo medio di 35, fra i 30 e i 40 wattora, diciamo che è sostenibile, mentre invece utilizzando il suo router, utilizzando il consumo sale sopra i 100-110 wattora. Così, in scioltezza, spiegazioni nerd come se piovesse, anche se c'è il sole. No, ma così in scioltezza, nel mentre parlavo è sparito il pasticcino. Non è vero, il mio è sparito. Il suo è ancora lì da mangiare, cioè è l'ultimo rimasto, sono già tutti spariti. Bene, noi ci siamo occhialati, tutti e due, perché adesso lavorichiamo un po', vedete, abbiamo la nostra postazione, abbiamo i due portatili sul tavolo principale di vaniglia, l'abbiamo detto tante volte che abbiamo voluto questo tavolo bello grande rispetto ai classici tavolini dei van, proprio perché noi vogliamo lavorarci con i computer ed essere comodi. Quindi ognuno ha la sua postazione che rispetta quella del pasto, e adesso ci diamo un po' da fare. Eccoci qua, abbiamo finito di lavorare, adesso io sono uscita a testare un po' il clima, è molto piacevole. Allora ragazzi, stiamo per andare a visitare Longiano. Abbiamo lavorato un po', adesso siamo qui a due passi dal centro, quindi ne approfittiamo. Vi do giusto due informazioni per farvi capire dove ci troviamo. Siamo in provincia di Forlì Cesena, ci troviamo nei colli vicinissimi a Cesena, a circa 170 metri di altitudine, quindi appena sopra il mare. A Longiano ci sono alcune cosette da vedere, c'è tutta la cinta muraria esterna che già la vediamo qua dal parcheggio in realtà. Poi c'è una torre civica, il castello dei Malatesta, ci sono dei musei, noi adesso andiamo a vedere che cosa c'è di aperto. Questo parcheggio è fantastico, nel senso che ha tanti servizi, ha il cestino, ha lo scarico, ha il carico dell'acqua, è molto tranquillo. L'unico problema, penso che lo capiate da voi, è che rimane all'ombra. Il sole c'è e splende, ma qua davanti abbiamo degli alberi enormi che lo coprono tutto. Andiamo a prepararci per la visita di Longiano. Durante questo viaggio continueremo a parlarvi del tetto, ci saranno molte occasioni per farlo, perché anche per noi è un test. È la prima volta che facciamo un viaggio col nuovo tetto, con i nuovi pannelli. Se non avete visto, magari siete nuovi sul canale, com'era Vaniglia prima di trasformarsi così, trovate un sacco di video di camperizzazione o di viaggi sul nostro canale nelle varie playlist. Ma che bello questo paesino, molto animato, ma molto tranquillo, pulito e ordinato. Longiano, dovete sapere che è bandiera arancione dal 2005. Siamo vicinissimi al centro storico che inizia proprio là.
Qui davanti a noi abbiamo il castello malatestiano che adesso andiamo a visitare. Tante stanze all'interno del castello sono dedicate a Tito Balestra, che era un collezionista del secolo scorso, e quindi ci sono tutti i quadri, dipinti, documenti, manoscritti, tutte queste cose dedicate a lui, e poi sopra ci sono anche altre sale e delle logge panoramiche. Si vede anche Vaniglia dalla finestrella. Adesso stiamo camminando sulle logge esterne e c'è un panorama bellissimo su tutto il paese e su tutta la campagna circostante. Bello Longiano, molto carino. Guarda, qua c'è una galleria che va in mezzo. Ah, è il rifugio bellico. Si può andare a visitare anche il rifugio bellico, che ha l'ingresso e l'uscita da due parti diverse. Quindi tu entri da una parte e sbuchi fuori dall'altra. Vedete, questa galleria è il rifugio bellico. Praticamente c'è una lunga galleria che attraversa tutta la collina dove c'è il castello malatestiano. Dentro fa molto freddo, stando qui davanti all'ingresso si sente una corrente di aria gelida che esce. Comunque noi adesso entriamo, andiamo a vedere com'è. Dovrebbero esserci esposti dei resti bellici. Dicevamo, è stato scavato durante la Seconda Guerra Mondiale per offrire protezione alla popolazione di Longiano. Questa è la galleria, c'è molto vento ragazzi, perché essendo in un tunnel è così, e lateralmente ci sono delle nicchie che servivano per ospitare singoli nuclei familiari. Attenzione alla testa perché qui si abbassa anche un po'. Vi immaginate come poteva essere stare rinchiusi in questa galleria buia e gelida per giorni, mentre fuori trema ed esplode tutto. Siamo ritornati sulla via principale del paese da cui siamo arrivati prima. C'è un profumino diffuso di cibo, come sempre, noi lo sapete, ci piace girare nell'orario della tarda mattinata, quindi poi quando torniamo al van è sempre ora di pranzo. E ci sono odori di cucina locale, ristoranti, pizza, pane. Mi sa che arriviamo su Vaniglia e cuciniamo qualcosa. Stasera torneremo qui, su questa via, probabilmente dove vedete ci sono tutti i localini carini, perché abbiamo degli amici a Cesena che ci verranno a trovare e verremo in compagnia a fare aperitivo, così vedremo il Longiano con la doppia faccia, quella di giorno e quella di sera. Vista la maxi fame, ci facciamo dei belli gnocchi col sugo di pomodoro. Il nostro maxi frigo capientissimo è una bomba. Ci sta veramente dentro di tutto, cioè lo vedete, sembra piccolino, ma poi quando lo riempiamo siamo sempre stupefatti della quantità di cose che ci si possono infilare.
Oggi pomeriggio siamo rimasti qui nel parcheggio, abbiamo lavorato ancora un po' e adesso invece siamo in attesa di amici, così andiamo a fare un breve aperitivo qui in paese, visto che sulla strada principale che vi abbiamo fatto vedere prima ci sono tanti bei bar e ristorantini. Ci sembrava carino trovarci, dato che siamo qui, come si dice da noi in Valtellina, a un tiro di chop. Intanto sono cambiati i nostri vicini, qui è arrivata una auto d'epoca e questi due invece sono ancora parcheggiati, ma non abbiamo visto movimento, quindi crediamo che siano camper di locali che sono qui sempre. Dopo Longiano ci aspettano ancora tantissime tappe da scoprire. Passeremo tra le montagne di Abruzzo, Lazio e Molise, percorrendo l'entroterra della nostra meravigliosa penisola italiana, fino ad arrivare in Puglia, dove esploreremo le spiagge più selvagge. In mezzo a tutto questo non mancheranno anche tappe in Basilicata e in Lazio. Un viaggio avventuroso che è appena cominciato.